con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. L'augurio di un ben ritrovati, veramente all'insegna della bellezza, della toscanità in questa pisaniana in tour. Noi continuiamo il nostro vagabondare nei luoghi più belli della nostra regione per farveli conoscere, per farveli apprezzare sempre di più, per farvi notare alcuni particolari che magari pur vivendoci, pur andandoci spesso, non avete mai notato. Io per esempio sono molto felice perché vi racconto un aneddoto personale. Primi anni 90, io giornalista fiorentina, comincio a girare con una troupe televisiva di un'altra emittente, ma insomma, fra l'altro non c'è più, quindi sono tranquilla, non c'è più questa emittente. E arrivo in questo borgo, alle pendici del Monte Pisano, e rimango estasiata e dico: questo è uno dei luoghi più belli della Toscana. Beh, in questo borgo ci troviamo oggi ed è il borgo di Vico Pisano, siamo all'interno del borgo murato, si chiama proprio così, per parlare della storia, della cultura, delle risorse, del momento attuale di questo splendido luogo. Un luogo che tanti turisti hanno voluto negli anni conoscere, che tanti turisti ci auguriamo torneranno a voler conoscere e che tanti toscani, mi auguro, vogliano tornare a visitare. E con la Pisaniana oggi parliamo di questo, sempre insieme al Circolo Mazzei, che oggi è qui presente, Circolo intitolato alla memoria di questo uomo incredibile che a cavallo fra il 700 e l'800 portò la Toscana negli Stati Uniti, e anche questo è un argomento molto attuale in questo momento, e quindi sempre col Circolo Mazzei la Pisaniana a braccetto vi offre questa opportunità di continuare a viaggiare anche in tempo di Covid attraverso i nostri splendidi luoghi della Toscana. Ma adesso io mi porto seduta e presento gli ospiti che come sempre sono i padroni di casa, più che ospiti, e quindi siamo noi che chiediamo permesso, entriamo nella loro casa e ringrazio davvero Matteo Ferrucci, il sindaco di Vico Pisano. Grazie sindaco. Grazie a voi, benvenuti a Vico Pisano. Accanto a me Andrea Taccola, vice sindaco del comune con varie deleghe di cui parleremo tra poco, grazie anche a lei. E abbiamo anche, sempre in rappresentanza dell'amministrazione comunale, Fabiola Franchi, assessore al turismo e a quello che possiamo definire, beh, insomma, le politiche agricole. Quindi con lei parleremo del Monte Pisano, che è stato protagonista di tante cronache non belle negli anni scorsi, ma ci sono belle notizie, vero, del Monte Pisano, assessore? Ci fa molto piacere. Avremo altri ospiti, tanti ospiti, ma anche tanti video da farvi vedere, immagini bellissime. Iniziamo proprio con un video che ci porta a guardare tanti aspetti, tanti particolari di Vico Pisano.
Avete visto che immagini meravigliose? E qui ci troviamo, sempre all'interno del Borgo Murato, dicevo, in una piazzetta di recente restaurata adiacente a un relais, il maniero del Brunelleschi. E qui Brunelleschi è una parola non da poco, se è nella mia Firenze Brunelleschi è l'autore del colpo d'occhio più bello che ci possa essere, ovvero la cupola, beh, qui Brunelleschi è una figura altrettanto importante, perché la rocca che, insomma, si staglia nel paesaggio, nell'orizzonte, insomma, quando ci troviamo vicino a Vico Pisano, è proprio stata creata dal grande Brunelleschi. C'è una storia che ovviamente dobbiamo ripercorrere, e la ripercorreremo anche grazie a tante persone che abbiamo intervistato, ma vorrei prima di tutto parlare con il sindaco. E allora, sindaco Ferrucci, tra poco parliamo del momento attuale, che non è sicuramente dei più facili. Prima però un cenno storico. È vero questo legame che Brunelleschi ha creato anche con altri comuni, e che è stato fra l'altro rinfrescato di recente anche da una sorta di manifesto che è stato firmato da vari sindaci? Insomma, questa figura di Brunelleschi è centrale sicuramente, oppure è solo un aspetto, è solo uno dei tanti aspetti di Vico Pisano da conoscere? Assolutamente, Brunelleschi è, diciamo, un fuoriclasse, era l'archistar del Rinascimento, e quindi ovviamente è un brand anche da un punto di vista, appunto, turistico, commerciale, certo, incredibile. Però Vico Pisano è anche altro, è le bellezze naturalistiche e è tutta anche la bellezza da un punto di vista del patrimonio artistico e culturale dovuto al periodo precedente. Vico Pisano era considerato, no, il gioiello dei pisani, e se vi girate intorno, se più persone possibili, come spero continuino a fare, visiteranno Vico Pisano, possono senz'altro vedere anche tutte le bellezze che ci sono pre-Brunelleschi, senza togliere nulla ovviamente a Brunelleschi. Tra l'altro, quando cade in mano dei fiorentini, mi risulta che fu la prima a cadere in mano dei fiorentini e anche l'ultima a tornare poi nella provincia di Pisa, perché fu fino al Regno d'Italia sotto Firenze, giusto? Questo anche in virtù del grande lavoro fatto da Brunelleschi, che con la fortificazione della rocca che esisteva già prima creò una costruzione così perfetta che era in qualche modo inespugnabile dai nemici. È molto interessante questa cosa anche da un punto di vista storico. E allora io voglio prendere subito questa occasione per parlare proprio della rocca del Brunelleschi, ma anche dei tanti lavori sul camminamento e tanti altri particolari. Lo facciamo con Giovanni Fascetti, che è uno storico, un intellettuale, un personaggio molto conosciuto non soltanto a Vico Pisano ma in tutta la provincia di Pisa. È veramente, tra l'altro, una presenza per la Pisa è stata molto importante in tante puntate, e vogliamo assolutamente non prescindere anche dal suo contributo. Ecco intanto il dottor Fascetti e poi ritorniamo. Alla fine del 1300 scoccava l'ora della fine della Repubblica Pisana. Pisa veniva acquistata dal Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, capo del partito ghibellino che voleva poi distruggere la Guelfa Firenze. Morto Gian Galeazzo poco tempo dopo, nel 1402, Firenze decideva la conquista del territorio della Repubblica Pisana, cioè di quella che era stata la Repubblica Pisana. Vico Pisano cadeva il 16 luglio 1406, alle mie spalle un tempo si ergevano le mura della città medievale e una selva di torri, e in alto la rocca dell'arcivescovo di Pisa. Tutto questo già in parte danneggiato dai bombardamenti fiorentini, 8 mesi e mezzo di assedio e di bombardamenti con catapulte e bombarde, sparì definitivamente a partire dal 1436, quando Filippo Brunelleschi fu chiamato a creare a Vico una grandiosa fortezza in grado di fermare le armate di un altro duca di Milano, Filippo Maria Visconti. La fortezza che Filippo creò a Vico Pisano, un anello di mura nuovo intorno al monte e su in alto la rocca, risultò inespugnabile per apparati difensivi dovuti al genio di Filippo Brunelleschi. E alle mie spalle ecco appunto il soccorso, una delle invenzioni principali del grande architetto, una via alta e protetta che da qui dove passava l'Arno, poteva far giungere rifornimenti, cibo, armi, soldati, polvere da sparo ai difensori della fortezza e difensori della rocca nel caso fossero cadute le mura in basso intorno al colle. Quindi un apparato straordinario, una via alta e protetta
chiamata il soccorso. Semmai il soccorso fosse caduto in mano al nemico, non sarebbe stato utilizzabile. 70 e più metri di ripida salita, esposti al tiro delle armi dal maschio, la torre principale della fortezza e del cassero che la circonda, il nemico mai sarebbe riuscito a raggiungere da questa via il cuore della fortezza. Questa fortezza doveva resistere a oltranza perché dalla sua torre partivano le informazioni per Firenze sulla situazione in tutta la zona. Ecco quindi il perché di un apparato destinato a realizzare una resistenza a lungo nel tempo di chi stava nella torre, nel cuore di tutta la fortezza. Grazie, grazie a Giovanni Fascetti e all'Associazione Rosellini, che è tanto importante per la valorizzazione di tanti aspetti di Vico Pisano, giusto Sindaco? Ecco, sicuramente sì. Allora, con il Sindaco invece voglio parlare di un altro aspetto molto importante, perché prima di essere Sindaco è stato assessore, ha seguito per tanti anni, a fianco dell'allora Sindaco Iuri Taglioli, quelli che sono stati questi lavori importanti sotto il profilo della valorizzazione, della tutela e anche del tornare a vita nuova di tanti luoghi, di tanti volti di questo borgo. Allora, all'assessore e poi anche col vice sindaco e poi anche con l'altro assessore che abbiamo qua, vorrei da voi un racconto di quello che è stato il lungo percorso di recupero fino ad arrivare naturalmente a quella che è stata nelle settimane scorse, l'ultima inaugurazione, quella della Torre dell'Orologio, ma insomma quello che è stata una volontà che ormai da anni, me lo ricordo anch'io con la Pisaniana, alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni. Sindaco. Sì, il nostro comune è un comune di medie dimensioni nel panorama diciamo provinciale, regionale e nazionale, 8.600 abitanti, però è veramente molto pieno, carico, come diciamo noi, di bellezze, non solo nel centro storico, ma che arrivano fino a Caprona. Siamo però molto ambiziosi, però dobbiamo anche rendere omaggio anche a chi è stato prima di noi. Questo è un processo che parte dagli anni Ottanta, di tutto il recupero, quindi di una visione urbanistica. C'è stato un primo importante lavoro fatto metà degli anni Novanta, con il sindaco Biasci, di recupero dei chiassi e di alcuni monumenti. Poi nei primi anni 2000 un'intuizione da parte dell'allora amministrazione Malloggi di creare il Borgo Murato, cioè un soggetto, un APS, era un unicum in Italia, in cui era composta la provincia di Pisa, dal comune di Vico Pisano e dalla fondazione Pisa. Abbiamo cominciato a trarre quindi soldi privati che hanno permesso il recupero di parte della torre del soccorso, della parte del camminamento e delle mura. Negli ultimi anni le parti decisive finali, con la torre dell'orologio di cui parleremo dopo, i soldi necessari per rendere praticabile il camminamento, il teatro, la torre Malanima da poco, insomma ora il completamento di un altro lotto del teatro, sta succedendo qualcosa di importante in questo comune. Non bisogna però abbassare la guardia e essere poi veramente attenti, senz'altro precisi, ma anche veloci nella realizzazione, perché i finanziatori privati che ci danno risorse importanti che non potremmo fare da soli, ci chiedono anche conto, quindi ritorno in tempi di tempistiche, di bellezza ovviamente e anche occupazionale. Tutte queste opere devono anche portare un ritorno ovviamente nel patrimonio artistico culturale, nella crescita della nostra popolazione, dei turisti e di tutto, anche un impatto forte economico e anche di posti di certo, lavoro. Certo, certo. Vice Sindaco Taccola, bandi a tutto spiano mi viene da dire, anche per quanto riguarda i lavori pubblici. Lei è assessore ai lavori pubblici? Sì, sì, io ho la delega ai lavori pubblici e anche per i lavori pubblici ci guardiamo sempre intorno, bandi, stiamo partecipando a diversi bandi, e, per esempio l'ultimo in ordine di tempo è stato quello per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, perché anche questo bisogna curare in un borgo come Vico Pisano, in tutto il suo territorio molto lungo fino a Caprona. Bisogna mettere in sicurezza i pedoni, gli utenti deboli della strada, e noi abbiamo partecipato a un bando per esempio per gli attraversamenti pedonali.
Però sono in piedi anche altre iniziative, se vogliamo Le ditte a cui vi rivolgete per quanto riguarda i lavori pubblici sono locali oppure dipende? I bandi sono aperti a tutta la provincia pisana? Sono aperti a tutta Italia, Italia. A volte sono anche europei quando sono più grandi, però non possiamo. Però piccoli lavori, piccoli è dove gli uffici hanno autonomie fino a un certo limite e possono fare delle piccole gare con... noi stiamo attenti proprio con ditte della zona che magari possiamo anche conoscere e magari interpellare per riuscire meglio nei nostri lavori. In questo momento i lavori in corso riguardano il teatro sta partendo, diciamo, stanno partendo i lavori per il terzo lotto. Esatto, poi ne parliamo, più tardi ne parliamo. Per la parte esterna, ma per esempio un lavoro a cui che sta proprio per partire è un parcheggio a Cucigliana, dove è una frazione lungo una strada stretta, non ha posti auto e lì abbiamo reperito. Perché abbiamo acquisito a titolo gratuito, ci ha donato un cittadino un pezzo di terreno e noi abbiamo subito, immediatamente fatto un parcheggio. Per quanto riguarda i beni artistici di Vico, in questo momento i lavori sono su? Torre della Malanima e abbiamo appena... Quindi le torri una dopo l'altra, naturalmente anche il camminamento. Sì, e se vogliamo che il borgo, proprio la frazione Vico Pisano, cresca insieme al suo turismo, stiamo valutando un parcheggio proprio per accogliere i molti turisti che ci auguriamo arrivino. Purtroppo anche quest'estate, nonostante tutto quello che abbiamo avuto, ci sono stati, che possa accogliere anche dei pullman, perché stanno arrivando anche dei pullman, cioè ci attrezziamo per accogliere anche questo, certo. È parte... Fabiola Franchi, assessore al turismo, ecco, parliamo proprio di questo argomento. Momento attuale sicuramente difficile, e questo insomma non stiamo a spiegarlo, lo sappiamo già, però bisogna pensare anche, vero assessore? Certo, certo. Bisogna pensare un pochino anche al futuro e cercare di pensare in positivo, se no... È il motivo per cui siamo qui oggi, abbiamo accettato che questa trasmissione andasse in onda, proprio perché nonostante il momento piuttosto, diciamo, tragico, vogliamo dare una risposta soprattutto agli operatori del turismo, che sono sicuramente il settore più colpito. Parlare più possibile di Vico Pisano e di Monte Pisano, perché pensiamo che Vico Pisano da solo, e lo diremo in questa trasmissione in tutti i modi, possa offrire molto al turista. Quello che però è importante è che si lavori in un ambito più grande, come potrebbe essere il Monte Pisano. Il Monte Pisano è un sottoambito. C'è una legge regionale del numero 24 del 2018 che sancisce la nascita degli ambiti territoriali omogenei anche nel campo del turismo. Quindi le amministrazioni del Lungomonte in particolar modo dovranno organizzarsi per collaborare e quindi offrire al turista un prodotto omogeneo, un prodotto più completo, un pacchetto. Uso sempre, copio dal sindaco Matteo Ferrucci, che usa sempre una frase che è emblematica, che ci fa capire molto: il turista dovrà dire vado in vacanza sul Monte Pisano, come si dice vado in vacanza sulle Dolomiti o nel Chianti, insomma dovrà essere un unicum, quindi poter offrire il problema spesso che si sente dire la frase che il turista viene qua anche a Pisa stessa, anche in città, per un turismo mordi e fuggi, che è abbastanza deleterio soprattutto per chi gestisce ad esempio un bed and breakfast. Avere un turista che sta un giorno o che sta tre, la spesa è la stessa, no? Quindi noi vogliamo che il turista venga qui, che apprezzi le nostre bellezze, che conosca il luogo, che conosca la cultura, che conosca anche i cittadini, no? I cittadini che sono i primi ambasciatori del territorio. Quindi insomma questi ambiti territoriali sono veramente importanti. Noi facciamo parte dell'ambito territoriale Terre di Pisa, esiste un tavolo che vede come capofila il comune di Pisa in collaborazione con la Camera di Commercio e con tutti i comuni, i vari comuni dell'area pisana. E secondo me quello è un modo proprio per ripartire, lavorare insieme, offrire un turismo esperienziale,
un turismo lento, ecosostenibile, e il monte può offrire molto, oltre a tutte le bellezze architettoniche che abbiamo. Grazie, grazie di cuore Fabiola Franchi. Con il sindaco torniamo tra poco, prima andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di 50 Canale. Proprio circa un mese fa, quando c'è stata appunto l'inaugurazione e l'apertura della Torre dell'Orologio qui a Vico Pisano, il servizio, e poi ritorniamo. Veramente una cosa che abbiamo voluto con volontà e che pensiamo possa diventare un segno veramente importante e possa ulteriormente incrementare le presenze turistiche e la crescita anche di tutta la comunità sul nostro territorio. Il sindaco di Vico Pisano Ferrucci apre per la prima volta la Torre dell'Orologio, un passo importante e storico per la comunità e il territorio, che diventerà ufficiale domenica. Piccola particolarità è che attraverso la campagna dell'Art Bonus, appunto è l'ora di riaprirla, l'intervento, il recupero e tutto non è costato niente al comune di Vico Pisano, perché i fondi sono stati tutti fondi privati. 90.000 euro il costo complessivo del restauro, di tipo conservativo, e che ha permesso la messa in sicurezza della parte interna, in modo da consentire alle persone di arrivare in cima ad uno dei monumenti più belli di Vico Pisano, che da sempre scandisce il tempo del paese con le sue antiche campane. Sì. Per fare turismo si possono fare tante cose, per attirare turisti e per far lavorare anche le attività ricettive che sono nella zona, ma quella fondamentale è il recupero e rendere fruibili tutti i nostri monumenti più importanti. Nei weekend ci saranno le prime visite gestite dalla cooperativa Capitolium. Massimo 4 ingressi alla volta, a costo per i residenti di 2 euro, altrimenti 3 euro, già decine le prenotazioni. La torre potrà essere visitata su prenotazione con un biglietto d'ingresso, è possibile prenotarla online sul nostro sito, che è copcapitolium.it, e poi ci sarà un servizio di visite guidate, anche quelle, tutte le informazioni sono sul sito. Un obiettivo significativo centrato da Vico Pisano, che guarda anche al futuro. In attesa della riapertura poi del camminamento, dell'apertura del camminamento che avverrà fra qualche mese e che completerà e che darà un altro pezzo importante all'offerta turistica del nostro borgo. Grazie alla redazione di 50 Canale. Sindaco, abbiamo visto queste belle immagini, abbiamo parlato già, ma ne torneremo a parlare, dei tanti interventi su Vico Pisano. Ecco, in questo caso per la Torre dell'Orologio l'importanza dei fondi privati, non pubblici. Assolutamente sì, la Torre dell'Orologio è emblematica perché è completamente privata. Noi avremmo forse, senza presunzione, comunque l'intuizione di dire, di cogliere forse prima di altri e con molta determinazione, e non smetterò mai di ringraziare gli imprenditori che ci hanno sostenuto e i cittadini, l'idea dell'Art Bonus, cioè la possibilità, ecco, per i mecenati, esatto, 2.0, 4.0, di donare appunto risorse e avere una detrazione importante d'imposta, perché era il 65% in 3 anni. Quindi se uno dona o ha donato o donerà 1.000 euro, 650 in 3 anni li recupera dal quantum di tasse che deve pagare. Questo però è stato possibile, al solito ci sono stati tanti progetti andati male in Italia, il nostro è stato molto bello, è stato possibile grazie all'estrema generosità della fondazione, che ancora una volta ci è stata vicina. Fondazione Pisa. Fondazione Pisa, l'ex ovviamente. Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa. Certo, che sempre sarà molto vicino a Vico Pisano, riconoscendoci però anche una capacità progettuale e di iniziativa. Sono tantissimi imprenditori che invece hanno dato, in base alla propria forza, alle proprie possibilità, risorse importanti da 5.500 euro, 5.000 euro eccetera, 2.000 euro tanti, ma anche da tanti cittadini. Noi inventammo la campagna Adotta uno scalino, la campagna della Torre dell'Orologio è l'ora di riaprirla, però anche adottando uno scalino, e quindi il nipote che lo dedicava al nonno, viceversa, oppure una persona che aveva perso il padre, dando 100 euro e aveva la possibilità. Insomma, voglio dire, onesta, una richiesta onesta, molto bella, sì. Molto bella davvero. Sentiamo anche l'altra parte, ovvero, anzi, la parte che non è dall'altra parte, ma insieme al comune di Vico Pisano. Abbiamo visto come per esempio abbia fortemente aiutato nel recupero della Torre dell'Orologio. Stiamo parlando di Cosimo Bracci Torsi, che avete visto molte volte nella Pisaniana per quanto riguarda Palazzo Blu e le mostre di quello che è il museo privato più famoso di Pisa,
ma in questo caso il dottor Bracci Torsi è presidente della Commissione Attività Culturali della Fondazione Pisa, una figura storica, la memoria storica della Fondazione Pisa, e quindi con lui ripercorriamo un po' quello che è stato la lunga storia di rapporto con Vico Pisano, e non solo, perché su decine di comuni della provincia pisana è intervenuto con appunto sovvenzionamenti, con aiuti la Fondazione, e quindi sentiremo anche parlare di Lari e di Calci. Cosimo Bracci Torsi. Il Borgo Murato di Vico Pisano è stato il primo intervento veramente importante da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, oggi Fondazione Pisa, iniziato addirittura nel 2003. È stato un intervento in collaborazione fra pubblico e privato attraverso una associazione di promozione sociale fra la Fondazione e il comune di Vico Pisano e la provincia di Pisa. L'intervento totalmente è stato di quasi 3 milioni di euro per il restauro delle mura, delle porte, della rocca e della sortita. È stato un intervento molto complesso, molto lungo. Devo dire che le persone che si sono impegnate sono state da Claudio Cugelli, che aveva proposto la forma, a Marta Sciafaloni, che l'ha seguita dal punto di vista di direzione dei lavori, di soprintendenza, Mauro Ciampa, ma voglio ricordare anche i sindaci di Vico Pisano che ho conosciuto in questa vicenda, soprattutto Antonella Malloggi e poi Iuri Taioli. Questo intervento è durato 14 anni, credo, forse più del tempo necessario a costruire le mura a suo tempo, ma oggi le cose in Italia sono un po' complicate. Il risultato dell'intervento credo sia stato molto importante, perché uno degli scopi degli interventi sui beni e le attività culturali della Fondazione Pisa sono proprio anche le ricadute economiche di sviluppo sul territorio, e credo che Vico Pisano sia stato un esempio da portare veramente alla conoscenza di tutti, perché il borgo ha veramente preso vita una serie di attività importanti, e credo che dobbiamo essere tutti molto soddisfatti di questo intervento. Devo dire che Vico Pisano è evidentemente una piccola gemma del nostro territorio, e nemmeno tanto piccola, ma non è l'unica, perché ricordo che la Fondazione è intervenuta su altri due siti. Uno è Calci, intervenuta in maniera importante, l'altro è anche Lari, intervenuto sul castello, eccetera. Credo che veramente, se riuscissimo a restaurare, rivitalizzare, promuovere questi siti, avremmo fatto un'opera importante dal punto di vista anche socio-economico, e per cercare di spalmare anche i visitatori, che oggi mancano, ma penso, spero, torneranno, su un territorio che è pieno di ricchezze, invece di concentrarli soltanto su pochi siti che rischiamo di rovinare o di consumare. Credo che veramente questo intervento su Vico Pisano sia stato molto molto importante, con un risultato importante da portare ad esempio. Grazie a Cosimo Bracci Torsi, grazie davvero, e noi andiamo adesso al nostro ristorante, perché come sempre in qualsiasi luogo ci troviamo c'è sempre un ristorante legato alla nostra puntata della Pisaniana, con prodotti tipici naturalmente e con ricette anche locali, vogliamo questo noi dai nostri ristoratori. In Piazza Cavalca adesso al ristorante Aurora con Andrea Ricci, che è titolare e lo chef protagonista dello show cooking, che insomma non vi anticipo niente, vediamo di cosa si tratta, qual è il piatto di oggi, e poi andiamo in pubblicità. Grazie, a tra poco. Ciao Carlotta, ciao a tutti gli amici lì della piazzetta, sono Andrea dell'Aurora e questa sera vi preparo la tartare, che è il nostro piatto forte. Allora, usiamo la noce biscottona, le olive taggiasche, i pinoli di San Rossore, chiaramente l'olio di Vico Pisano e di Agrifone, l'acciugo del Cantabrico e dei capperi. Allora, iniziamo. Intanto vi racconto anche perché ho scelto la tartare, perché è un piatto che secondo me è, diciamo, giovanile, cioè di tendenza.
e noi riusciamo a condirlo con dei piatti e con dei prodotti della zona e della tradizione, però riusciamo anche ad unirla a quello che è l'innovazione, quindi l'affumicatura oppure gli abbinamenti un po' strani come per esempio i capperi, le acciughe e via dicendo. Quindi vi aspetto più tardi per venirla a gustare insieme a me. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati cari amici telespettatori qui da Vico Pisano, siamo all'interno del Borgo Murato, all'interno di un gioiello vero e proprio. Pensate che di torri pare ce ne siano addirittura 13, ma la Torre dell'Orologio è quella di cui si è parlato tanto in queste ultime settimane, perché è stata riaperta al pubblico dopo tanto tempo. Vediamo le immagini prima e poi ritorniamo per parlare di questo in particolare e poi di tante altre cose che riguardano Vico Pisano. Le immagini della Torre dell'Orologio. È la prima torre che è visitabile dopo tanti tanti anni, quella dell'orologio? La Torre dell'Orologio sarà, sì, dopo la Rocca, che è dopo visitabile da 20 anni, e sarà è la prima, era l'ora di riaprirla. Però non è la prima restaurata. Perché? Non è la prima restaurata, perché nel frattempo è stata anche restaurata la torre, quella che noi chiamiamo la Torre Brunelleschi, la Torre del Soccorso, che permetterà, sì, di arrivare. La torre all'interno delle porte. E alla torre, alle nostre spalle, la Torre delle Quattro Porte. E la Torre delle Quattro Porte, poi Torre Malanima ci state lavorando. Sì. Cosa pensate poi di aprire al pubblico di altre torri? Allora, a parte che ci sono anche altre torri, tipo quelle vicine a questa meravigliosa struttura, che danno, diciamo, sul il maniero del Brunelleschi. Ci troviamo in questa piazza vicino al bed and breakfast del maniero del Brunelleschi, fatemelo ricordare. Prego, sindaco, mi scusi. Eccetera. Queste torri sono molto visibili anche da, diciamo, la parte da qua, ma anche da diciamo dentro l'ortaccio, questo certo, circolo di Copisano. Certo. Camminamento totale quando sarà possibile? Ecco, su questa cosa qua giù io ho sempre il terrore a parlare di tempi, perché poi si trova una cosa seppur importante, ma un resto... Quindi ci fermiamo. Che vi blocca. Potremmo essere a 2 o 3 mesi dalla riapertura. Addirittura? Sì, infatti. Però questa frase l'ho già detta 2 o 3 volte. Quindi, sindaco è troppo forte. Va bene. Comunque, ecco, ricordiamo ancora una volta, se non ci avete seguito nella prima parte, ci dispiace, perché vi abbiamo fatto vedere anche la Rocca del Brunelleschi, la famosissima Rocca, naturalmente, ma tante altre torri, tanti altri gioielli, tante chiese, tante pievi. Insomma, il territorio offre veramente tanto. Vico Pisano e tutto ciò che c'è intorno, fra poco parliamo anche delle Terme d'Uliveto. Prima però, tornando alla nostra Torre dell'Orologio, ebbene, questa giovane che ho accanto io si occupa proprio delle visite che in questo momento, come potete ben capire, sono ferme, ma che torneranno presto, ci auguriamo prestissimo ad esserci. Federica Lucatello, presidente della società cooperativa Capitolium, che ha vinto questo bando di gestione, giusto, dico bene? Esattamente. Della Torre dell'Orologio, veneta d'origine ma pisana d'adozione, potremmo dire così.
Da tanti anni ormai ho messo radici qui e sto tentando disperatamente di rimanerci con le unghie e con i denti, sperando di spostarmi sempre più verso Vico Pisano, perché è un luogo meraviglioso, certo, e incredibilmente accogliente. E allora, riguardo a queste visite, che per un mesetto perlomeno sono potute andare a buon fine, giusto? Allora, le visite sono andate molto bene. Da quando c'è stata l'inaugurazione la torre è stata sempre piena. È stato meraviglioso vedere come tutta la cittadinanza si sia avvicinata per vederla, per visitarla, finalmente per riscoprire un posto alla cui riapertura ha contribuito così tanto, ma è stato bello vedere anche persone da fuori che sono arrivate ad arrampicarsi su per gli scalini medievali di questa torre. Quanto impiegate a far fare la visita della torre? La visita guidata dura una mezz'oretta, altrimenti una persona può venire e salire autonomamente, sale, scende e va a farsi una bella foto da in cima alla torre. La particolarità della torre, oltre immagino alla vista dallassù, qual è? Allora, la torre è una delle più antiche di Vico Pisano. Parliamo di che periodo? Siamo nel piano XII secolo, è un periodo particolare perché è il momento in cui Pisa, dopo essersi rivolta per tanto tempo al mare, diventa di nuovo molto interessata all'entroterra. E quindi Vico Pisano diventa il punto fondamentale era un po' il casello autostradale di quel momento. Certo, e rende l'idea. Si trovava in una posizione particolare, all'incrocio fra il vecchio corso dell'Arno, che passava, faceva un'ansa proprio vicino a Vico Pisano, e l'arrivo invece del canale di Serezza, che era una derivazione dell'Auser, il vecchio Serchio. Certo. E, all'incrocio di questi due fiumi c'era proprio Vico Pisano. E c'era un porto fluviale molto importante e in quel momento Pisa chiaramente è molto interessata, tanto che nel piano del XII secolo l'arcivescovo di Pisa per 3.540 soldi compra di nuovo tutto il territorio del castello e di quello che c'era dentro e fuori la corte del castello perché ritornasse di proprietà di Pisa. La torre è proprio di quel periodo, quando la città, il borgo di Vico Pisano, ritorna al centro dei commerci del periodo e convoglia, diciamo, le merci che arrivano dall'Appennino, da nord, da Lucca, passando per il fiume Auser, quindi per il Serchio, e poi li sposta verso il porto pisano, verso il Tirreno, passando dall'Arno. Quindi è veramente in un periodo di grande crescita e di ricchezza, tanto che addirittura pare che durante una spedizione che Pisa aveva organizzato in Sardegna in un battibecco con Genova, aveva tutte le sue solite storie, ad un certo punto partecipano in via 11 navi, 11 galere verso la Sardegna e una di queste è stata proprio creata, diciamo, cioè armata da parte dei vicaresi. Quindi c'è questa storia molto bella in cui pare che proprio tutta una galera, la cosa su cui stiamo viaggiando molto di fantasia è di scoprire il cantiere in cui è stata fatta questa galera, se effettivamente fosse stata fatta qui a Vico Pisano. Federica Lucatello, bravissima, devo dire veramente, e tanti bambini anche delle scuole possono venire, verranno. Noi collaboriamo già da tantissimi anni con le scuole del territorio perché ci occupiamo di didattica non formale. La cooperativa si occupa di didattica? La cooperativa si occupa di questo e ovviamente essere qui a Vico Pisano sarà l'occasione per organizzare moltissime attività con le scuole, con le famiglie anche. Perché scuole, non famiglie, certo, e tanti turisti che ci auguriamo arrivino. E su questo io voglio interpellare anche la new entry di questa seconda parte della Pisaniana, Gian Piero Onesti, presidente dell'associazione Feste Medievali di Vico Pisano. Festa medievale che è famosissima, quella di Vico Pisano, vengono veramente da tutta Italia, sono amanti delle feste medievali ancora tanti italiani, fortunatamente, qui la storia parla. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. E la nostra festa è nata nel 1996, quindi quest'anno avremo... Sono 25 anni, Avremmo dovuto festeggiare 25 anni, purtroppo per quello che tutti noi sappiamo non è stato possibile appunto fare questa manifestazione. E però ecco, non abbiamo lasciato i nostri fans senza niente, ma gli stessi giorni, cioè il 4 e il 5 settembre, la nostra associazione ha organizzato un Vico si illumina, in cui la notte sono state illuminate tutte le torri, tutte le mura, e non solo, ma abbiamo partecipato in costume medievale in tutte queste torri, chiamando anche altre compagnie da altri posti per far rivivere questi due giorni
al pubblico che è venuto. Non era certo la festa medievale solita. Com'è la festa medievale solita? Ci racconti un po', ci faccia immaginare per chi non c'è stato. Allora, innanzitutto, chi non è stato a Vico Pisano se lo immagina male, perché certo, va bene, la cosa noi più bella capire. È la location, che noi abbiamo questa fortuna. E dall'inizio abbiamo pensato, creato e fortunatamente è andato tutto come era nei nostri pensieri. Questa festa è nata provinciale, è diventata regionale con il tempo. Poi nazionale e poi internazionale, perché mi vengono a dire che addirittura c'erano persone che dall'Australia volevano venire. Allora sì, questo con il passare del tempo chiaramente. Beh, in 25 anni. La nostra organizzazione ha cercato sempre di andare, di fare un passo avanti, e quindi abbiamo contattato dei tour operator del territorio. Con i tour operator abbiamo dei contatti stretti, e per dirle, quest'anno, che non l'abbiamo fatta, ma già a maggio avevamo 40 prenotazioni dalla Nuova Zelanda e dall'Australia. Che, per tutti i bed and breakfast e gli hotel dicevo, della poi zona. C'è il discorso dell'indotto, cioè durante questo weekend bar, ristoranti e tutti i bed and breakfast sono tutti pieni. Fortunatamente sì, completi, esauriti, e questo è un motivo d'orgoglio. Ma oltre che questo, la nostra associazione è nata per far rivivere turisticamente Vico Pisano, far conoscere turisticamente Vico Pisano, anche come era all'epoca, perché abbiamo cercato di ricostruire in questi due giorni proprio l'effetto di quello che poteva essere a fine 1300, perché la nostra festa, il periodo è quello. Fine 1300. Ci sono tante cose da dover dire per il vostro pubblico di questa festa. Allora, innanzitutto, oltre che per il discorso turistico, ringraziando il Comune perché ci mette a disposizione il territorio. Certo. Questo, e oltre che una mano dei cantonieri quando c'è da preparare qualcosa. Però ecco, quello che noi trasmettiamo è una rievocazione storica molto, ma molto dettagliata. E per questo la Regione ci ha riconosciuto come manifestazione storica e ci ha portato all'Expo di Milano insieme al Gioco del Ponte e a Volterra. Quindi di questo abbiamo... Assolutamente. Siamo orgogliosi. Presidente, voi vi occupate solo di quella festa medievale di Vico Pisano? Oppure allora, con la vostra... sì, ma perché noi finita la festa... E dopo due giorni facciamo il ringraziamento dei 200 volontari e offriamo a tutti cena. Dal giorno successivo ricominciamo a lavorare per la festa dell'anno dopo. Perché è un'organizzazione talmente grande. Quanto costa il biglietto? Allora, il biglietto sono 6 euro per gli adulti e gratis per i bambini fino a 12 anni. E appunto la ringrazio di questa domanda perché... alcuni che vengono, io devo pagare un biglietto per vedere un centro storico, non è così, a parte che si può dire, ma noi spendiamo 60.000 euro di spettacoli. 60.000 euro di spettacoli. Sono solo di spettacoli, sono 60.000 euro. Spettacoli che vengono ovviamente allora, spettacoli fatti sono in tutto itineranti, il borgo. Ci sono dei posti fissi e poi itineranti. E questo è diciamo quello che ha dato modo di far sviluppare la nostra festa a livello, come abbiamo detto, fino ad arrivare internazionale, perché questi spettacoli mi contattano tramite email da tutta Italia, vengano da Napoli, vengano da Milano, vengano quanto dalla Lombardia. Quanto vi ridà in termini economici a voi? Questo, più o meno? Non sempre è la stessa cosa, perché il nostro nemico più grande è il tempo. Ovviamente. Quindi se le cose, se le cose vanno bene... diciamo che riusciamo a dare come contributo, perché tutto quello che riusciamo a mettere da parte lo doniamo sul turismo, quindi al comune, al comune, per dare alcune indicazioni, tutte le fortune del teatro, di Palazzo Pretorio, i cartelli turistici, abbiamo tutto offerto la festa medievale. Le scuole abbiamo comprato tantissime attrezzature. Poi insomma, ripagate ampiamente. Ecco. Quindi diciamo, chi viene paga questo biglietto, oltre che
pagarci tutti utile. Gli spettacoli, se ci avanza un euro viene dato alla comunità. Questa è la cosa importante. Assessore, su questo voglio anche le sue parole, perché immagino che per la scuola, per... Grazie, si passa il microfono all'assessore. Sì, volevo proprio dire qualcosa perché, e ringraziare a nome dell'amministrazione la festa medievale, perché veramente tutto quello che fa ricade sul territorio. Ricordo di aver chiamato di fretta e furia un giorno il presidente qui accanto a me, perché ci era venuto in mente di illuminare, e per essere vicino alle persone che erano in lockdown, la torre del Brunelleschi con il tricolore. Ed è stata veramente un qualcosa di molto toccante, ce l'hanno dimostrato. Ecco, per le illuminazioni si rivolge a lui in particolar modo. Sì, ormai, quindi ormai anche per il periodo delle feste ci auguriamo almeno quello sarà possibile, sarà illuminare possibile. Vico Pisano. Sì, no? Infatti non ci siamo voluti fermare perché abbiamo proprio un ordine dal nostro sindaco di continuare per dare proprio un messaggio alla popolazione colpita, più o meno tutti siamo colpiti, chi ha i ristoranti, chi ha i bed and breakfast, come ripeto, il comparto turistico è colpitissimo, ma un po' tutti siamo colpiti da questa pandemia. Continuare, noi amministratori abbiamo il dovere di continuare, abbiamo così deciso di illuminare meglio anche se vogliamo degli anni passati, con l'illuminazione natalizia, il nostro borgo e le nostre frazioni. Quando dico che le associazioni, perché sono anche assessore all'associazionismo tra l'altro, sono l'anima della società, della comunità, è proprio vero, ne abbiamo qua un esempio, ma ne abbiamo molti a Vico Pisano. Sindaco, visto che abbiamo citato il momento attuale, non abbiamo detto niente, ma una parola lo diciamo in vista delle feste, insomma, che momento è, quali sono state le maggiori difficoltà e che cosa si auspica? Innanzitutto un senso di frustrazione perché era un momento molto buono, qua giù abbiamo imprenditori... Avete avuto un momento buono nell'estate? Ma precedentemente noi avevamo a febbraio imprenditori che ci dicevano che erano già al 90% pieni per la stagione... autunnale no, anche. No, per la stagione dalla primavera diciamo all'autunno, quindi sì. È molto frustrante perché qua giù c'è gente che ha investito e noi qua giù bisogna rendersi conto che una comunità ce la fa se il pubblico ovviamente deve testa bassa e lavorare, ma se investono molto anche i privati e se le associazioni fanno la loro parte come stanno facendo. Vedere tutto questo sacrificio, a volte abbiamo quando ci confrontiamo un po' il terrore che qualcuno si scoraggi, dice ma come io ho fatto tanto in questo periodo, e questo nel turismo. Nella parte diciamo relativa al tessuto produttivo invece devo dire che a volte ci confrontiamo, ci sono due o tre grossi gruppi che hanno investito sul territorio e stanno un po' dando respiro alle altre attività in crisi, quindi non sarebbe un momento drammatico come non sembrerebbe, di fatto lo è, e allora noi stiamo cercando di stare più vicini possibile anche al mondo delle imprese, anche se non è competenza strettamente comunale. Certo. Sindaco, tenga il microfono e poi lo passa al vice sindaco, perché vorrei parlare del parco termale di Oliveto Terme, insomma una noto in tutta Italia, anche per l'acqua che è veramente ottima e veramente è un prodotto vero e proprio che è sulle tavole degli italiani, ma anche e soprattutto per il luogo. Ecco, come rilanciarlo aspettando tempi migliori anche in questo caso? Allora, il parco termale è frutto di una vecchia convenzione che c'era fra la società Acque Terme di Oliveto e il comune di Vico Pisano. In virtù di una legge di qualche anno fa che impediva ai comuni di avere in qualche modo partecipazioni in diciamo consorzi e associazioni non operative, abbiamo sciolto quello che era appunto il vecchio consorzio. Con l'Acque Terme di Oliveto stiamo cercando di concludere, lo stiamo facendo in questi giorni, la convenzione per i prossimi 25 anni. La nostra volontà, dopo anni anche a volte difficili di relazioni, perché quando si parla poi di soldi, di economia, ognuno ha le sue esigenze, di cercare di qualche modo venire incontro un po' all'azienda da un punto di vista del quantum da pagare, chiedendo però maggiori investimenti, prima come risorse da trasferire a noi, e sono molto contento, questa cosa l'abbiamo gestita insieme al vice sindaco,
ma anche avere un atteggiamento ancora più collaborativo con il Comune in chiave appunto di sviluppo turistico, e quindi è quello che ci auspichiamo. Vice Sindaco, due parole anche da lei su Oliveto, perché Oliveto è una realtà che andrebbe, a mio modesto avviso, valorizzata ancora di più. Certo, certo. Le terme sono, i luoghi termali sono, ancora di più, va, hanno tanto successo in Toscana, soprattutto che la regione toscana è la regione termale per eccellenza. Ora, purtroppo l'acqua terme di Oliveto pratica solo la cura idropinica nello stupendo parco a Oliveto. Non ci sono bagni, c'erano nell'antichità. Non pensate di prima, in futuro creare qualcosa su questo fronte? Abbiamo sul piatto, diciamo, nella trattativa abbiamo messo, come ha detto già anche il sindaco, alcune iniziative che pensiamo di portare avanti. Mi sembra ora al momento però prematuro anche parlarne, perché non abbiamo ancora le idee chiare. Abbiamo detto, vabbè, però c'è qualcosa che, in nuce. Sì, però ecco, più che altro ci siamo in questo momento dedicati a quello che potrebbe, io nella mia qualità poi di assessore ai lavori pubblici, quello che potrebbero poi essere fatto con le risorse che le terme ci daranno. E le risorse, insomma, ci saranno, e noi abbiamo pensato di partire con un'opera che avevamo messo nel sogno del nostro programma. Per ogni frazione avevamo messo il nostro sogno, il sogno, partiamo da Oliveto naturalmente, perché le terme sono di Oliveto, sono di Vico Pisano, ma insomma gli olivetesi la sentono parecchio, certo, parecchio propria. E allora abbiamo pensato, proprio nelle vicinanze della scuola c'è un parco, un terreno che vorremmo diventasse un parco veramente grande, pubblico, in mezzo al paese, dove si può fare giochi per ragazzi, dove vogliamo fare anche degli orti sociali e dove vogliamo fare anche un nuovo parcheggio adibito poi anche a feste, perché anche è molto viva Oliveto, soprattutto d'estate con la Proloco, organizzano feste, la festa del paese, per cui questa piazza può diventare anche accogliente per queste manifestazioni. Poi, molto bene, ci fa piacere, e in bocca al lupo per Oliveto, grazie, perché ci teniamo tanto, grazie, Oliveto, grazie, è proprio una risorsa di tutta la regione. E allora, parlando di ambiente, fondamentale anche questo, il rapporto col consorzio di bonifica del comune, io vorrei anche ascoltare le parole di Ismaele Ridolfi, che parla appunto di quello che è l'opera del consorzio di bonifica Toscana 1, ma anche della giornata della tartaruga. Sentiamo in qualche modo quello che è un'opera di volontariato così importante per i corsi d'acqua di questa zona. Ismaele Ridolfi ai nostri microfoni e poi andiamo in pubblicità. Sì, buonasera a tutti i cittadini e al sindaco di Vico Pisano. Con molto piacere che ho accolto l'invito di partecipare a questa trasmissione. Volevo valorizzare questo rapporto, perché è un rapporto che dura da tanto tempo e è concentrato soprattutto sull'ambiente, oltre che sulla sicurezza idraulica. Noi abbiamo, insieme col Comune di Vico Pisano e l'Associazione di Vico Pisano, attivato quello che è un progetto che il Consorzio sta portando avanti su tutto il territorio, che è quello appunto che possiamo vedere con questa pettorina. Salviamo le tartarughe marine. Che vuol dire? Vuol dire che una volta al mese tutte le associazioni di volontariato che hanno aderito e le aziende dei rifiuti, e quindi anche il comune, partecipano alla rimozione dei rifiuti di plastica e non solo lungo i corsi d'acqua. Questo vuol dire salvare le tartarughe marine, perché come sappiamo la plastica arriva al mare attraverso i fiumi, quindi una collaborazione molto stretta che vede assieme appunto consorzio, comune e associazioni di Vico Pisano. Un'altra iniziativa che stiamo partendo adesso, che ha un valore ambientale importante, perché si inserisce dentro l'impegno di tutti che deve esserci contro i cambiamenti climatici, è la messa a dimora di nuove piante. Anche qui Consorzio e Comune hanno redatto un protocollo nel quale il Consorzio mette a disposizione le proprie strutture per mettere a dimora le piante, che saranno centinaia di piante, per migliorare ovviamente la qualità dell'aria del nostro comune e del nostro territorio. Questo è, credo, i due impegni prioritari che mi sembrano molto importanti, perché vanno nella direzione appunto di migliorare la qualità dell'ambiente e proteggere gli animali, che in questo caso sono il mare. Io posso che salutarvi, ringraziarvi di nuovo e, come dire, arrivederci alla prossima occasione.
Cari amici, da Vico Pisano con la terza parte della Pisaniana, a pochi passi dalla Rocca del Brunelleschi, ma vicino anche a tutte le torri meravigliose di questo borgo murato, di questo borgo alle pendici del Monte Pisano. Abbiamo parlato di tante cose nelle nostre prime due parti della trasmissione e adesso però continuiamo parlando di quello che è l'intervento attuale anche sul teatro. Allora, abbiamo parlato delle torri, Sindaco, abbiamo parlato della Rocca di Brunelleschi, vogliamo anche però, ci sono altre importanti parti della città, per esempio la biblioteca comunale, anche lì arrivano i sovvenzionamenti da parte del MIBACT, mi sembra? Allora, la biblioteca comunale innanzitutto è per ora in Via Lante, proprio molto vicino alla Torre dell'Orologio, è la quarta o quinta, nonostante siamo un piccolo comune, biblioteca come accessi, quindi i nostri... Quarta o quinta a livello? A livello provinciale. Consideriamo che ci sono grosse... Certo. E quindi è molto attiva, è molto presente sia nel prestito dei libri, ma anche in tante piccole attività, letture nelle scuole, c'è una buonissima collaborazione. Il sogno di Vico Pisano, quello che per Uliveto è questo parco, come vedete spesso i sogni si realizzano, è quello di trasferire questa biblioteca insieme poi a un centro di accoglienza turistica e una mostra che abbiamo la possibilità, avremmo la possibilità di avere, e trasferirla tutta nelle ex scuole elementari, quindi sulla piazza di Vico Pisano. Questa è un'operazione veramente difficile, non è una promessa elettorale, non lo è stata quando insieme a un gruppo di una cinquantina di persone l'anno scorso abbiamo scritto il nostro programma, ma chiaramente abbiamo dimostrato che ogni tanto qualche sogno si realizza e quindi lotteremo anche per questo. Assolutamente, specialmente quando c'è un'amministrazione comunale così efficiente e così, beh, devo dire veramente un comune virtuoso, quello di Vico Pisano, lo dico davvero in maniera spassionata. Vorrei parlare del teatro adesso appunto e lo facciamo sempre grazie alle parole che arrivano dalla Fondazione Pisa che abbiamo capito ha aiutato tanti comuni nella ristrutturazione, nel recupero di tanti beni, in questo caso a Vico Pisano, sia la Rocca, ormai un bel po' di anni fa, la Rocca del Brunelleschi, dicevamo, sia la Torre dell'Orologio, insieme a tanti altri privati, anche singoli cittadini, e sia anche il teatro, che diventerà sempre più grande. Sentiamo tutto questo dalle parole dell'ingegner Stefano Carani, presidente della Commissione Beni Culturali della Fondazione Pisa e membro del CDA della stessa Fondazione. Sentiamo. Buonasera, è un piacere intervenire in questa trasmissione per parlare del nostro borgo di Vico Pisano. Il borgo di Vico Pisano veramente è una cittadina di grandissimo interesse storico e con gli interventi di recupero compiuti in questi ultimi 20 anni ha sicuramente ripreso vita e sta mostrando un grande interesse dal punto di vista sociale, culturale e anche di attrazione turistica. La Fondazione Pisa, come ha ben introdotto il Presidente Placido Orsi, negli anni, a partire dagli anni 2000, ha cofinanziato l'importante intervento di restauro della torre e della rocca. E più di recente, in continuità però con il restauro della torre e della rocca, la Fondazione Pisa ha contribuito in modo significativo al restauro dell'ex scuola musicale Giuseppe Verdi, attualmente utilizzata come teatro. C'è da dire che questo piccolo teatro sta funzionando in modo egregio, perché oltre a piccoli spettacoli teatrali vengono costantemente organizzati laboratori e piccole concerti di musica da camera e altre attività sociali e di promozione del territorio. Oltre a questo, la Fondazione Pisa molto recentemente ha finanziato anche il restauro della Torre dell'Orologio, che è stata inaugurata proprio pochi giorni fa. Il restauro è stato eseguito con grande maestria e devo dire che ha visto un significativo intervento sia della Fondazione Pisa, ma anche del territorio di Vico Pisano e anche dei privati che assieme al Comune e anche alla Regione hanno contribuito a finanziare questo restauro, che è veramente da visitare perché rappresenta riporta all'attualità una torre di origini militari che poi successivamente è stata trasformata in Torre dell'Orologio, e vi dico
salite sulla torre e guardate il panorama e vedrete che ne valsa la pena. In ultimo vorrei segnalare che sempre in linea con queste attività di recupero finanziate da Fondazione Pisa, la Fondazione ha ritenuto significativo, importante e degno di nota finanziare anche un prossimo restauro che andrà a completare quello del teatro, cioè andiamo a finanziare l'ampliamento del foyer, il restauro del giardino del teatro che si affaccia direttamente sulle mura, comprensivo anche di un restauro di una parte medievale attualmente non visibile. Questo restauro, diciamo, dell'importo di 250.000 euro è stato garantito quasi per intero dalla Fondazione Pisa e noi ci aspettiamo che contribuisca ulteriormente alla valorizzazione del territorio di Vico Pisano. Grazie all'ingegner Stefano Carani, sindaco. Sindaco Ferrucci, ecco, il teatro davvero ha un valore, diciamo, alla vecchia maniera qui a Vico Pisano, perché nuova maniera nel senso delle novità che arriveranno, ma nel senso di anche ritrovo della comunità, perché voi all'interno del teatro di solito fate anche tante altre attività anche per render conto alla comunità di quello che sta accadendo. Io mi ricordo anche sul fronte delle ristrutturazioni avete parlato ai cittadini, insomma, all'interno del teatro, quindi un luogo in cui ci si ritrova e ci si confronta. Questo è l'auspicio. Il teatro ha cominciato qualche anno fa con buoni risultati. Nel bando era anche previsto l'utilizzo anche per l'associazione, quindi ci vengono fatti corsi di musica, corsi di circo, insomma, c'è una parte di associazionismo, ci sono due residenze di compagnie teatrali che quindi a noi ci piace, si è sempre detto, più che le luci sono accese in teatro, anche se non sono spettacoli teatrali, meglio è, perché fanno comunità, come si dice. Lo utilizziamo, abbiamo nella nostra convenzione la possibilità di utilizzarlo anche 30 volte l'anno, per cose organizzate direttamente dall'associazione, spesso lo utilizziamo appunto per confrontarci con i cittadini, l'abbiamo fatto uno per le ristrutturazioni, esatto, del 110%, uno l'ultimo purtroppo prima del Covid l'abbiamo fatto per diciamo, il discorso alberi in generale, Monte Pisano e Viale Diaz. Ecco, a questo proposito mi ha fatto proprio un gancio formidabile il sindaco, con l'assessore Fabiola Franchi vorrei chiedere come sta andando dal punto di vista degli alberi d'olivo, nel senso che quella è una grande risorsa di questa zona, insomma l'olio sta andando alla grande, immagino anche da sì, voi. Sì, quest'anno si parla di un buon raccolto, è una buona resa, quindi ma anche qui un momento di ripresa, diciamo. Ecco, dopo gli incendi, lo ricordiamo, sì, questi tragici incendi del 2018 e 2019, sì, insomma possiamo dire che il terreno si sta un pochino, sta tornando lentamente alla normalità? Sì, sì, paradossalmente dopo gli incendi il monte ha ripreso a vivere, come in tutti i sensi, come spesso dico, quando si rischia di perdere qualcosa di caro ci si affeziona ancora di più ed è sotto gli occhi di tutti quanto il monte è più frequentato rispetto a prima, da escursionisti, camminatori, bikers. Questo ci fa piacere. Sì, e anche il terreno stesso appunto è stato tenuto un po' calmo, come si dice, no, perché molti ci chiedevano delle ripiantumazioni immediate, ma non era possibile. Non era possibile. No, il terreno in certi punti era sterilizzato. Invece, anche contrariamente a cosa pensavano alcuni esperti, il terreno si sta riprendendo, sta ricacciando un sacco di specie arboricole e in più anche l'uomo sta dando una mano, perché da poco, grazie alla Regione, che ringrazieremo sempre anche per gli aiuti che ci ha dato, e nel momento dell'incendio e nel dopo incendio, anche per la messa in sicurezza del monte, dicevo appunto, la Regione sta portando avanti due distinti progetti di ripiantumazione. Uno è in corso adesso sul versante calcesano e sul versante vicarese e un altro prenderà il via tra poco grazie alla collaborazione tra Regione, un'importante azienda del territorio che ha sede a Livorno, che per compensare le CO2 nell'aria ogni anno fa un progetto di ripiantumazione. E quest'anno ha scelto proprio il nostro monte martoriato dagli incendi. E attore principale di questo progetto è anche la comunità di Bosco, che è un'altra risposta resiliente a quello che sono stati gli incendi. Ecco, resiliente, proprio la parola giusta, una parola che sentiamo tanto, a volte anche a sproposito, in questo caso
caso invece è estremamente calzante. Allora, vice sindaco Taccola, con lei voglio parlare di un'altra delle sue deleghe, la delega alla memoria. Perché? Sì. Perché proprio di recente, beh, sì, racconti sì. Lei. No, a Vico Pisano nel secondo mandato Taglioli, gli ultimi due anni, è stata istituita proprio, è stata estrapolata dalla cultura la delega alla memoria. È stata istituita e il sindaco Ferrucci ha continuato su questa strada tracciata dalla precedente amministrazione, ha dato a me la delega perché sono quello, diciamo, un po' conquistata sul campo, perché ho accompagnato spesso, quasi sempre, i nostri ragazzi delle nostre scuole al pellegrinaggio ai campi di concentramento, e per cui ho avuto, sono stato la persona che più di tutti in giunta ha avuto contatti con Ampi, con Aned, ecco perché conquistata sul campo. Però ecco, diciamo che non è in tutti i comuni la delega, non è in tutte le amministrazioni comunali. Stanno iniziando. Okay. Sinceramente, ma la memoria prima di noi, si riferisce... Bientina mi sembra aveva dato la memoria si riferisce... Memoria. Precipuamente alla Shoah o anche altri? No, memoria in senso lato. A 360 gradi. In questo caso invece parliamo di un viale alberato che è stato intitolato proprio alla memoria di una deportata ebrea, vero vice sindaco? Sì. Liana Millu. Liana Millu, quando c'è stata la notte? Luglio c'è stato, sì, luglio è scorso, stata una bellissima cerimonia, una bellissima cerimonia è stata. E su questo ascoltiamo nuovamente, lo ringraziamo davvero di essere, anche se a distanza, presente nella nostra puntata della Pisaniana, ancora il dottor Giovanni Fascetti con il suo racconto. Sentiamo. Siamo in via Vittorio Veneto e questa bellissima passeggiata tra alberi che sembrano le colonne di un tempio è da pochi mesi stata intitolata a Liana Millu. Liana Millu è una gloria di Pisa, nata nel 1914 da famiglia ebraica, maestra, insegnò a Monte Bradoni vicino a Volterra fino a che le leggi razziali non le impedirono di lavorare. Si dette al giornalismo e fu collaboratrice del Telegrafo, ma in quel momento scoprì anche che il suo impegno poteva essere un impegno di tipo più grande, politico. Ed eccola quindi coinvolta in un gruppo di resistenza, il gruppo 8, tradita da un delatore, arrestata, portata a Fossoli, poi internata nei campi della Germania. Ci ha dato un capolavoro della letteratura della Shoah, Il fumo di Birkenau, un testo di grandissimo spessore sentimentale, la storia di sei donne nei campi di concentramento. Morta a Genova nel 2005, Genova ha celebrato questa figura grandissima di italiana, di scrittrice, di testimone della storia, e Pisa non c'era, fino a che il comune di Vico Pisano non ha voluto che anche nella provincia di Pisa si celebrasse il ricordo di Liana Millu, intitolandole questo bellissimo viale che ora nell'autunno perde tutte le foglie, nell'inverno si mostra spoglio, ma promette a primavera un'esplosione di verde straordinaria. E in questo voglio ricordare le parole dell'inno del popolo, della nazione ceca: la notte più lunga eterna non è, così anche l'inverno più lungo eterno non è, e sempre ritorna la primavera. Grazie davvero a Giovanni Fascetti, presidente dell'Associazione Ippolito Rosellini, che dicevamo anche all'inizio del programma si occupa anche delle visite sulla Rocca del Brunelleschi, all'interno della Rocca. E a proposito di visite in questo caso all'interno del castello, della torre dell'orologio, un mese fa inaugurata, mi rivolgo nuovamente alla nostra Federica Lucatello, presidente della società cooperativa Capitolium. Quando tutto tornerà alla normalità, si spera a dicembre, che cosa bisogna fare per visitare la torre dell'orologio di Vico Pisano? Ci si può collegare sul sito copcapitolium.it e si prenota online. È molto facile entrare perché comunque si sale al massimo in 4 persone alla volta, uno alla volta sulle scale, quindi siamo nel rispetto delle norme anti-Covid. E si vede... Non vi preoccupate perché la torre rimane lì, la bellezza ci aspetta, quindi... E si vede tutta, diciamo, lo scorcio a 360 gradi sul Monte Pisano e non solo, su tutta questa splendida area. Allargare lo sguardo su tutta la piana, che è meravigliosa. Tutta la piana. E allora, tornando a parlare invece della festa medievale, so che tanti di voi sono curiosi
di sapere, naturalmente quest'anno è andata così per da tanti punti di vista e anche per la festa medievale, ma il prossimo settembre secondo me si annuncia un'edizione super, ce l'auguriamo. Lo chiedo a Gian Piero Onesti, presidente dell'Associazione Feste Medievali di Vico Pisano. Sicuramente. Sarà sempre il 4 e 5 settembre? No, allora, è il primo weekend di certo. settembre, quindi credo che venga il 3 e 4, comunque certo, il primo certo. weekend di settembre. È chiaro che se, come tutti auspichiamo di fare questo 25esimo, di festeggiare queste nozze d'argento, lo farete sì, ci sono già delle sorprese, però sono sorprese, quindi una per tutte, come di solito alle ricorrenze, dalla torre i fuochi d'artificio che dall'alto, però certo. ancora non è detto se è questa sono calma, altre. Prudenza però e aspettiamo prudenza, sì. Senta, gemellaggi con altri comuni? Allora, per quanto riguarda gemellaggi con uno vicino che è Volterra, che abbiamo condiviso diverse feste, noi siamo andati su a preparargli il pranzo in Piazza dei Priori, quindi abbiamo un buon rapporto. Poi nella malaugurata purtroppo disgrazia di qualche anno fa del terremoto, noi abbiamo portato un contributo a un paesino che è simile a Vico Pisano, che è Sarnano in provincia di Macerata, che hanno una manifestazione simile alla nostra, e ho cercato proprio questo in internet quando è successo e ho trovato proprio questo comune in cui noi siamo andati e abbiamo portato il nostro contributo, e da lì è nata veramente con il sindaco un'amicizia, che questa amicizia ci ha portato noi ad andare a tutte la loro manifestazione che si chiama, svolge quando? Si svolge in agosto, il Palio di Sarnano, ma che è una manifestazione storica. Loro vengano giù da noi invitati a partecipare alla nostra. Infatti, certo. alla scena medievale, che è il clou poi della festa, sono presenti ormai da quando ci siamo conosciuti. Mamma mia, immagino i piatti medievali, che bontà. E noi adesso andiamo a parlare invece del piatto, che è una tartara affumicata molto speciale, a vedere come è stato realizzato dal nostro Andrea Ricci in Piazza Cavalca, ristorante Aurora. Vediamo intanto l'impiattamento e poi torniamo qua per gli ultimi saluti. Ciao Carlotta, rieccoci qua. Intanto sto finendo di battere la mia tartara al coltello. Intanto ti parlo un po' della nostra attività. Noi abbiamo aperto da 2 anni, siamo io e mio fratello Matteo, e abbiamo deciso di aprire questa attività per ridare un po' di vivacità a questo paese, che negli ultimi anni era un po' mancata, e speriamo insomma di riuscire a ottenere un buon risultato. Ci stiamo buttando sulla qualità, che oggi è quella che secondo noi manca a livello della ristorazione, e ce la stiamo mettendo tutta, sia con i nostri prodotti artigianali che con i prodotti come l'olio di Vico Pisano, che è sempre al nostro fianco. Allora, finisco di tagliare. Poi su questa tartare per questa sera abbiamo deciso di servire il vino della famiglia Mazzei, che si sposa benissimo con la nostra tartare. Eccoci qua. Adesso abbiamo finito di tagliarla, la mettiamo all'interno di questa bulla. Prendiamo il nostro sale magro, l'olio di fone, e impastiamo. Senti il profumo. Questo è un valore aggiunto. Allora, questo lo possiamo spostare. Adesso facciamo delle piccole forme con il nostro coppapasta. E questo diciamo è il nostro condimento base. Adesso prendiamo un'altra parte della carne,
con le nostre acciughine. La carne, i nostri cappellini, mettiamo anche la seconda carne e impastiamo. Questo è simile a una tartare classica alla francese. Metto qui le nostre formine. Le disponiamo sul piatto. Adesso andiamo sul completamento del piatto. Una piccola foglionina e la nostra affumicatura. Andiamo solo ad alzare la cloche per sentire una perfetta affumicatura e con questo vi aspetto più tardi. A te Carlotta, ciao. E rieccoci qua nel Borgo Murato di Vico Pisano, qui accanto al maniero di Brunelleschi, questo bed and breakfast. Auguriamo a tutti i proprietari del bed and breakfast, degli alberghi, dei ristoranti, dei bar, di tutte le attività di questo comune, come di tutti i comuni della nostra bella Toscana, di ritornare a sorridere davvero. Prima però di concludere, io vorrei anche ritornare su una cosa molto bella, perché abbiamo parlato poco fa con, abbiamo sentito più che altro le parole del presidente dell'Associazione Rosellini, Giovanni Fascetti, circa la figura di Liana Millu, di questa deportata ebrea pisana, e del viale alberato che le è stato dedicato a Vico Pisano. Al vice sindaco con delega alla memoria, invece Taccola, io chiedo se ci saranno altri eventi di questo tipo in futuro, altre inaugurazioni, altre intitolazioni più che altro. Sì, sì, in futuro pensiamo a dicembre, perché a dicembre decorrono 20 anni dalla morte di Italo De Geloni, il deportato pisano nei campi di concentramento, e insieme con i figli abbiamo pensato di intitolare la ciclabile da Lugnano a Uliveto, proprio in memoria di Italo Geloni, che è una persona molto importante per quanto riguarda la memoria nell'ambito provinciale ma anche nazionale, che io tra l'altro ho avuto la fortuna di conoscere, perché da quando vado nei campi di concentramento purtroppo è mancato, non sono stato con lui, ma ho avuto la fortuna di conoscere e quindi era una memoria importante la sua. Quando certo. Ero al liceo veniva spesso a certo, fare l'incontro con certo. I ragazzi. Aspetteremo anche questo evento, lo seguiremo sicuramente con la nostra emittente. Matteo Ferrucci, sindaco, concludiamo con un augurio, un auspicio rivolto alla sua comunità, alla sua Vico Pisano. Sì, sì, l'augurio che innanzitutto finisca presto questo momento, l'auspicio è quello di tornare con ancora più forza, energia in una comunità
così, così ricca appunto di forza e di energia come era quella che era stata nell'ultimo periodo. Non molliamo, veramente sono momenti difficili, soprattutto per il mondo del lavoro. Cerchiamo veramente, come diciamo spesso, di essere e di fare comunità. Non voglio dire le frasi andrà tutto bene, roba simile, ma noi abbiamo le spalle larghe, tanto entusiasmo e tanta sindaco. Forza per ritornare ancora più forti. Grazie a un sindaco molto amato e molto rispettato per il lavoro che ha fatto da assessore prima e da sindaco adesso. Grazie davvero al sindaco Matteo Ferrucci, un applauso a tutti, alla vice sindaco Andrea Taccola, all'assessore Fabiola Franchi, a Federica Lucatello, presidente della società cooperativa Capitolium, che vi porterà a conoscere, speriamo a breve, la Torre dell'Orologio di nuovo, da poco aperta, e a Giampiero Nesti, aspettando la festa medievale 2021 di Vico Pisano. Grazie a tutta Vico Pisano, grazie a voi di averci seguito e ci ritroviamo nel prossimo appuntamento con la Pisaniana su 50 Canale. Ciao!